Ciao ragazzi, Qui per Normal Comics. benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi, a grandissima richiesta, vi portiamo la collezione FIFA 365 Panini 2022. Vi ho preso su Amazon questo, diciamo, blister gigante a 19,90 euro con lo starter pack, con album e 5 bustine più 20 bustine sfuse. Quindi andiamo subito a vedere il prodotto, di cosa si tratta. La collezione ovviamente la conoscete perché l'abbiamo già portata tante altre volte. Ed è di solito un mix del calcio mondiale, europeo. Sì, viene anche definita la collezione d'oro del calcio mondiale, perché le figurine negli anni scorsi, mi ricordo, avevano quel tono dorato che era meraviglioso. Ok, allora, come vedete la busta è acquistabile anche sul sito Panini allo stesso identico prezzo. Quindi scegliete voi dove acquistarla, è indifferente totalmente. Ok, è attaccata purtroppo qua sotto, va bene. Purtroppo è incollata all'altra busta. Beh, almeno in questo modo non si danneggia durante il percorso, Ok, si questo è spera. l'album e qui ci sono i nostri 20 pacchetti, perché 5 sono chiusi nello starter per un totale di 25 buste di questa FIFA 365. Molto, molto belle. Prima di partire volevamo ringraziare Edo, Christopher e Riccardo perché ci hanno dato codici utilissimi di giocatori, ovviamente di calciatori Adrenaline, la collezione ovviamente che conoscete benissimo, in particolare due card invincibili Bellissimo. e un Geco Top Player. Molto, molto bene. Quindi veramente tanta tanta roba, vi ringraziamo ancora, ovviamente ragazzi se a voi servono i codici non ce li date, dateceli magari soltanto o se sono doppie per voi e non vi interessa avere altri crediti, oppure se non giocate al gioco online e quindi diciamo a voi non serve il codice. Che dire, io direi che partiamo ovviamente dallo starter, poi queste buste le apriremo. Si può Sembra salvare? Non lo so. taglierino? Taglierino! Sì, non c'è un'apertura facilitata sotto, È no, un rimane. taglierino, è magico, è il taglierino magico. Ma Anita, vuoi fare tu? Ale, vuoi fare? Facciamo Vai, fare Ale, dai. Vai, vediamo un po' se riesco a salvare questa busta. Comunque, andiamo in copertina. Lautaro Martinez, Gigio Donnarumma, Gnabry, Leo Messi, Suarez. E mi sa che c'è un ultimo giocatore coperto che appena avremo Scommetti su chi sia? Per scommesso che sia nei me commenti. Ronaldo dello United. Mi sa di sì, no? Può Mi essere, può sa essere. palesemente di sì. È In ogni caso, difficile. questa collezione, ragazzi, noi non l'abbiamo mai completata. Quest'anno partiamo col presupposto di volerla finire. Quindi partiremo così e vediamo se ci riusciamo. Sarebbe sicuramente un bel risultato per noi. Ovviamente se la collezione vi piace mettete un like, ragazzi, e più like ci saranno, più spesso porteremo i video di questa collezione. Ci sono box ovviamente da 25 pacchetti, varie direttamente 50 e 100. Comunque sicuramente arriverà anche un box intero, però dipende anche dal vostro supporto. Fateci sapere anche se volete un FIFA 365 e FIFA, ragazzi, proprio gioco dello stesso tipo. Sarebbe interessante con Gli i anni migliori del mondo. scorsi abbiamo portato spesso. Comunque, questa busta è difficilissima da aprire perché sopra è completamente chiusa. Ok, vediamo un po'. Ok, Aperta. ci siamo, ci siamo. Olè. Bene, tra l'altro vedo che c'è incollato, mi sa sull'album, no, sulla busta, ok, il logo Ah, FIFA ufficiale, sì. questo è Bello, molto bello. bello. Ragazzi, Oh, certificato di non è garanzia. Ronaldo, è È Lukaku! Lukaku, ragazzi. Oh. L'album è arrivato in condizioni un po'. Oh, sad. È un po' mancato, Vabbè, non fa ragazzi. niente, Non ma non faremo può. nessun reso né niente perché c'è troppo tempo, raga, non possiamo aspettare. Tra l'altro, ragazzi, sentitelo, è sottilissimo. Vero, eh? Però di solito la FIFA 365 è una collezione, diciamo, non facile da Abbondante. completare. E ci andiamo subito a sfogliare The Golden World of Football. Dunque. Bello, ragazzi. C'è Ah, l'indice, c'è un l'indice. bell'indice. Diamine, mi pare che non c'è il Napoli, ragazzi. Infatti c'è Inter, Juve e Milan. Eh beh. Allora, historical covers, bello, con tutte le Belle le cover copertine. dei vari anni. Noi Ovviamente. abbiamo quella del 2018, 2019 e 2020, se non sbaglio. Sì. Sì. Queste due sicuramente no. Questa l'anno scorso l'abbiamo portata. E allora, Boca Juniors, Palmeiras, mi sa che si va un po'. Chelsea. Sì, per nazioni, Beh, insomma. sì. Devo dire allora che queste figure sono Parecchi molto inglesi. belle, anche perché la qualità delle figure dovrebbe essere molto buona, Sì. plastificate, e sono appunto figurine doppie, quindi insomma in una figu trovi due calciatori. Vorrei vedere magari anche le squadre italiane, PSG ovviamente puntiamo a trovare Vabbè. Messi, Bayern Monaco puntiamo a trovare Lewandowski, Haaland, diciamo i giocatori forti da trovare ci sono tutti. Vorrei Due vedere. squadre greche, sia il PAOK che l'Olympiakos. Eccole qua, le italiane, abbiamo l'Inter, abbiamo la Juventus e abbiamo anche il Milan. Peccato il Napoli che in qualche collezione scorsa c'era, forse perché non è andato in Champions, però neanche l'Atalanta c'è, che sta in Champions. Ok, qui Tutte le squadre. abbiamo clubs e national teams. Ok, le squadre di club e di nazionale che ci sono, troveremo anche giocatori dell'Italia, raga. Bello. Molto bene. Un'introduzione a Qatar Club 2022. World Cup, bello. Ok, abbiamo anche le nazionali, questo è molto bello, anche perché non abbiamo collezionato l'Euro 2020 che io vorrei recuperare. Sto spingendo molto Beh, sì. per Ma
per acquistare sì, potremmo, le giocche. Potremmo portarle. C'è la nazionale del Qatar, ragazzi, non l'ho mai vista. E comunque ci sono tutti i campioni d'Europa, li vedo, ci sono tutti. Per fortuna, appunto, uscendo dopo l'europeo, non troviamo giocatori magari non convocati come Ken o Sensi, cose di questo tipo. Questo qua cos'è? Gli emblemi ufficiali, l'Italia 1934, tutti i campioni del mondo? Tutti i campioni del mondo, sì. Poi c'è anche Germania 2006, poi c'è Russia 2018. FIFA Tournaments, FIFA Beach Soccer la e Futsal. Poi ragazzi hanno fatto la World Cup in pratica del Beach Soccer, ragazzi, cioè in Russia, una roba meravigliosa. Ok, la bustina costa 80 centesimi, quindi in linea col prezzo delle bustine di calciatori Panini al giorno d'oggi. Che dire ragazzi, spacchettiamo subito queste bustine, sono curiosissimo di vedere di che si tratta. Manita, scuoti il primo pacchetto, trovaci subito Ronaldo, Messi, Haaland e Mbappé. Tutti nello stesso pacchetto. Tutti nello stesso pacchetto. Esatto. Se trovi uno di questi quattro, stasera, che è sabato, pizza per Simone. Vai. Allora, abbiamo Gareth Bale e Valverde, ci andiamo vicino più o meno. Qualità della figura fighissima, mi piace troppo. Molto, molto bello. Lo sfondo è fighissimo. Diciamo anche graficamente. Figo. Diversi dal solito, molto, molto diversi, molto freschi. Molto piace. Bello. Abbiamo Matienko Vitaio. Vitao. Sì. Aiutami con le pronunce brasiliane, tu che sei brasileiro. Non è vero, ragazzi. Bella. Poi abbiamo Fulgencio, ragazzi. Molto carine queste card, queste mi piacciono. Sono le Rising Star. Sì, molto molto bella. Toven? Leggo bene. Toven, sì. Vedi benissimo del Tigres. Questa è una card speciale. Non lo so, numero 300. E poi Alexandre Arnold e Gomes, ragazzi. Confronto dimensionale che vi dobbiamo proporre. Siamo praticamente sulla dimensione Adrenaline. Sì. Poco più piccolo. Solo che uguale. In questo caso la figurina speciale, diciamo. Nel caso delle doppie, ragazzi, sono due figurine nello spazio di un Adrenaline. Quindi abbiamo trovato Rising Star e poi Star Player. Ok, Star Player ho presente come la figura l'ho vista, anche perché... Star Player, ragazzi, questo qui voglio trovare, guardate qua. Guardate qua. È comunque molto, molto dorata. Comunque è bello che ci abbia sempre questo tema dorato, che è il filone che unisce tutti gli album di FIFA 365. Tra l'altro ero curioso, quante figure sono? 419 per completare la raccolta? Sono fattibile. Comunque. Sì, parecchi, ma non sono troppo. Meno delle calciatori. Calciatori si arriva a 700, 800. Infatti. Sì. Quindi si può fare. Ho visto card di nazionali. Abbiamo Emiliano Martinez e Romero, campioni della Copa America. Abbiamo anche Ginter e Gosens dell'Atalanta, ovviamente. Giusto. Germania, questa è una delle prime figurine di Gosens con la maglia della Germania, in quanto non era mai stato convocato. Tutta nazionale, tutta raga. Nazionale. Wow. Stones e Trippier, loro finalisti dell'Europeo, persi ai rigori contro l'Italia. Incredibile. Forse sono fatti così i pacchetti. Gnabry e Werner. E ancora andiamo, mi sa, proprio con la nazionale del Qatar, può essere? Mi sembra di sì. Sì, Correa e Hassan. Dai colori mi sembra bello. Ok, allora avrei preferito un po' più di variabilità in un pacchetto, cioè trovarle tutte delle nazionali un po' esagerate. Questo è stato lo sfortunato. Un pacchetto un po' monotono. Però che FIFA 365 spesso hanno quelle specie di hero packet, ragazzi, in cui si trova tanta roba speciale insieme. Greenwood, Rising Star. Molto bene. Allora, Rising Star sono belle. Mi piace molto come stile grafico questa collezione. Poi abbiamo Herrera e non riesco a leggere. Coke. È un po' strano il nome inserito. Così. Bello Black. Sì, tanta roba. Poi Enric e Denayer. Sì. Coquelin e Pareco. Pareco. Ok. Bene, si trovano vedete tutte belle squadre. Vabbè, certo. Certo. Ragazzi, è una soddisfazione in un certo senso riuscire a trovare calciatori forti da tutto il mondo, cioè vedere veramente il meglio del calcio mondiale. Ti tieni anche aggiornato in un certo senso, forse. La giusta della nazionale poi una chicca sì. Di questa collezione. Andiamo per la prima doppia, mi sa? Ne ho paura di sì. Hermoso, non Herrera. Avevo visto c'eri vicino, ma no. Vedo una dorata, una star player. Bam! Memphis Depay. Bella manita. Attualmente top. Forse colui che spinge un po' di più il Barcellona. Sì, lui è in mano ovviamente all'attacco. Attenzione! Lo stemma del Bayern. Tanta roba. Molto bello il Bayern Monaco. Poi abbiamo Dudu. Ecco, colui amoroso Luis Adriano. Dudu, l'avete capito la battuta. Ok, e poi, oddio ragazzi, è la 1? No, okay. 415. Non so, io pensavo fossero... No, sono i loghi del campionato mondiale. Ci siamo sbagliati, pensavo fossero le nazioni. Invece no, i loghi dei campionati mondiali. Ci tra sta. Cui, ragazzi, Brasile e Russia, gli ultimi due in pratica. Gli ultimi due. Molto, molto belli. Bello, sì. Brasile a me piaceva. Io fu uno dei mondiali che seguì con più attenzione Brasile. Purtroppo per l'Italia non andò benissimo. Però, ragazzi, veramente... No! Non dirmi che non ho la licenza! No, ti prego! Dimmi il numero di questa card. Tristissima questa cosa, 288. No, mi sa... Ti prego, no! No, dai! Mi sa che non hanno la licenza. 280? Ah no, aspetta. No. Ok. No, il loro... Ballon. Ah.
No. Forse il nome è il loro soprannome, può essere? Ma lo... Vabbè, no, Team Logo. Team Logo c'è, ok, mi pareva stranissimo. Però, non lo so. Ragazzi, mi porta alla memoria calciatori Panini tipo 2008-2009. Che ebbero il Napoli con il Napoli non c'aveva... senza la licenza. Non c'aveva il logo, cioè un logo bruttissimo. So, cosa dovrebbe significare questo? C'è scritto ballon, ballon, pallone, pallone. Pallone, sì. Vabbè. Okay, questa figu fa scendere un bel po' l'hype per questa collezione, però va bene. Vabbè, non... In realtà non lo so. Non capisco il senso, ma non fa niente. Vedremo poi le altre. Andiamo a chiudere con Crespo e Ingason. Qui è bello. Maglietta molto figa dell'Olympiacos. Maglietta ancora più figa. È bellissima. Del Borussia Dortmund. Borussia le maglie più belle di tutte. E altri due giocatori del Qatar. Siamo partiti bene, però dai. Collezione che promette veramente bene. Sono curioso di scoprire come saranno gli altri palloni delle altre squadre. È l'unica cosa che non mi convince molto. Tempo addietro, ragazzi, uscì proprio una specie di classifica di quali erano le maglie più belle del mondo e venne scelta una della Sampdoria, non mi ricordo quale è andata, molto sì, bella sì, in realtà. La mia personale classifica è, proprio non per il fatto che ci faccia la carriera, ma Venezia terza come maglia, ok, Borussia Dortmund seconda perché è bellissima, ma la maglia più bella che abbia mai visto, diciamo, scendere su un campo da calcio è quella della Nigeria dei mondiali che ci fu. Quella era una maglia che davvero avrei comprato volentissimo se l'avessi trovata facilmente. Beh, potremmo comprarla. Potremmo pensarci, ragazzi, io sto pensando di fare una piccola Hall of Fame delle magliette qui nello studio, ci facciamo un pensiero. Ragazzi, che dire, noi andiamo subito a spacchettare questi pacchetti, vi salutiamo, lasciate un bel mi piace qui sotto. Iscrivetevi se ancora avete fatto. Beh, da Marvel Comics è tutto. Ci vediamo alla prossima. Bella!